ci mettiamo alla ricerca del villaggio preistorico di Serra Orrios e ci fermiamo per chiedere notizie a un pastore che abita in uno stazzo. Egli ci accoglie con l'abituale cortesia dei sardi e ci dà le informazioni richieste. Il villaggio in linea d'aria non è lontano, ma noi siamo fuori strada. Dovremo fare un lungo giro per arrivarci. E poi sta per scendere la notte. Ormai è inutile affrettarsi e perciò tanto vale che ci fermiamo a bere e a fare quattro chiacchiere. Non ci resta che accettare l'invito, tanto più che la moglie è già corsa in cantina a prendere una bottiglia. Eccola che torna con il vassoio. Ma è lui, il marito, che versa il vino nei bicchieri. Se fossimo entrati in casa, sarebbe stata la moglie a servirci. Ma qui, fuori, la cosa si sbriga tra uomini, alla svelta. Benché il bere insieme qui in Sardegna sia sempre un fatto che ha qualcosa di rituale, di solenne. Abbiamo rinunciato al villaggio preistorico di Serra Orrios e siamo ora sulla strada che porta alla diga del Posada, di cui mi fermo a chiedere notizie. A darmele è un ragazzo che mi ricorda Peppeddu, il servetto pastore di Orgosolo, l'interprete del film di De Seta. Oh, buongiorno. Come va? Bene. È brutto tempo? Così. È piovuto prima? Sì. Ma l'aspettate l'acqua qui, eh? Sì. Da dove vieni tu? Da qua, da dentro alla capanna. Ah, sì, ma il tuo paese qual è? Lodè. Lodè. Lontano di qui? Sì, 3-4 ore. 3-4 ore di strada, a piedi, col branco. Dove c'era il branco lì? Quello lì. Quelle che sono che pascolano, no? E tu come ti chiami? Paolino. Quanti anni hai? 14. 14. E sei solo qui? Lavori solo qui? Sì. Senti, cosa sono quelle case laggiù? Quelle? Sono gli uffici. Di? Gli uffici della diga, come... Ah, della diga, ma la diga non si vede. No. Bisogna andare più in là per vedere la diga. La diga è lunga 341 metri. Il lago è capace di contenere 28 milioni di metri cubi d'acqua. La diga del Posada è l'ultima costruita in ordine di tempo e fa parte del programma quindicennale della Cassa del Mezzogiorno, che comprende una quindicina di grandi laghi artificiali. Alcuni già funzionanti, come il Cigerri, 12 milioni di metri cubi, il Cedrino, 50 milioni di metri cubi, altri in via di realizzazione. Per capire l'importanza di opere di questa portata, non bisogna dimenticare che la siccità è un'altra grave piaga della Sardegna. Qui per mesi non piove. La media delle precipitazioni è appena un quinto di quella della Calabria, altra regione siccitosa. Il piccolo paese di Torpè, a valle della diga di Posada, non ha ancora fatto a tempo a trarre alcun beneficio da questa opera destinata a irrigare e a trasformare migliaia di ettari di terra. Ci auguriamo che questa desolazione, questa miseria delle cose e degli uomini, non sia tra breve altro che un'immagine del passato. I lavori della diga sono appena ultimati e ora bisogna procedere a quelli necessari per portare l'acqua nei campi. E con l'acqua verranno mezzi di coltivazione più progredita. Ma perché queste opere grandiose diano tutti i loro frutti, è necessario che gli agricoltori ricevano un'adeguata preparazione tecnica e acquistino una più profonda coscienza sociale. Si pensi che nel Campidano di Cagliari l'ostacolo maggiore che impedisce di utilizzare per l'irrigazione le riserve idriche del Flumendosa è l'eccessivo frazionamento della proprietà che aumenta di generazione in generazione. Per cui si impongono gli stessi provvedimenti di legge adottati in altre regioni dell'Italia settentrionale dove si era verificato lo stesso fenomeno. Il Coghinas è il secondo dei grandi laghi artificiali sardi. Viene subito dopo il Tirso, anche in ordine di tempo. È formato dal rio Manno di Ozieri e dal rio Manno di Berchitta e ha una superficie di 20 km quadrati.
Il suo impianto idroelettrico entrò in funzione nel 1937 e fu il primo impianto in caverna realizzato in Italia. La diga è lunga 185 metri e alta 58. Come l'Olanda si difende con le dighe dalle inondazioni, così la Sardegna si serve delle dighe per difendersi dalla siccità. Scendiamo ora verso le pianure che hanno risentito, e più ancora in avvenire risentiranno, dei benefici della diga del Coghinas.